Ciao a tutti raga, bentornati in questo nuovo video. Siamo tornati in un nuovo episodio di Pokémon versione Smeraldo. Raga, l'ultima volta ci siamo lasciati a Forestopoli e ho promesso che dovevamo farci la palestra di Forestopoli. Intanto vediamo un po' i Pokémon come stanno, stanno tutti bene. Quindi raga, io direi di precipitarci subito a vedere un po' di che si tratta. Una città di case costruite sugli alberi, che bello. Forse è questo tipo di vita che rende gli abitanti vigorosi e giovani. E pensa, io mi sento ringiovanito di 30 anni. E complimenti, cazzo cazzo. Allora, raga, la palestra, se non mi sbaglio, si dovrebbe stare di là. Ecco, come ci si raggiungeva la palestra? Se non erro, la palestra si raggiungeva così. Ah, qualcosa di invisibile blocca il cammino. Qui non so che cosa bisognava fare. Sembra dire, detto che è 131. Dovremmo trovare, raga, il modo di... Allora, raga, dobbiamo vedere un po' di trovare il... Io so fare tutte queste cose, ma vabbè. No, introforza non mi serve. Allora, raga, il problema è che bisogna trovare qualcosina Bisogna trovare qualcosa che serva per quel Pokémon. Se non mi sbaglio, qualcosa di invisibile blocca il cammino. Io non dovrei avere gli occhiali tipo... No, gli occhialoni non sono quelli. Bene, mi sa che dovremmo proseguire. Dovremmo vedere un po' se troviamo qualche altra coscia. Mi sa che dobbiamo sfidare tutti questi allenatori, purtroppo. Però li sfidiamo subito a volo e non ci facciamo problemi. Siamo doppio calcio su Wailmer e ci saluta. Ce ne sta un altro con Pokémon Uccello. Calcio Ardente ci saluta. C'è Rocco. Ehi, ciao Bubbo, quanto tempo? Qui c'è qualcosa che non riesci a vedere, giusto? Se usassi questo strumento sull'ostacolo invisibile, non lo scrivo, non serve, ti faccio vedere, più divertente. Sì, certo che siamo pronti. Demonscopio. Eccolo qua, Kecleon. Un Kecleon a un livello 30, anche molto bello, ma... Vabbè, muore subito, ragazzi, muore subito. Il tuo stile di lotta è interessante. Cioè, una mossa solo. Fatura, su Harry Pokémon è cresciuto molto dal nostro primo incontro, Bruia. Vorrei che lo prendessi questo demonscopio. Perfetto. Grazie, Rocco. Quindi, raga, attualmente, vabbè, andiamo a prenderci sta Pokéball. Oh, Mantiena. Andiamo a pigliarci sta Pokéball che ci può servire. Ecco qua. Usiamo il demonoscopio. Il Pokémon spaventato attacca. Ok, che non ci saluta. Andiamo a vedere un po' qua che ci troviamo. Minor Ball. Vabbè, non è male. Raga, quindi abbiamo preso questo demonscopio. Possiamo andare ad affrontare la palestra di Forestopoli. Ok, quindi siamo davanti alla palestra di Forestopoli. Ehi, come va Bubba, campione in erba? Alice, capolessa di Forestopoli, la regina dei Pokémon di tipo volante. Ti attende in fondo alla palestra, dietro le porte girevoli, sospettando nuovi sfidanti che cercano di spiccare il volo. Coraggio, lanciati nell'impresa. No problema, io farei tutto. Te, li sfido tutti quanti, li voglio sfidare tutti. C'è uno Skarmory. Con Calcio Ardente se ne va. Il fatto è che non ho nemmeno allenato i Pokémon, quindi raga, per farvi capire... è la doppia? E vai. Sono 6 Pokémon, ragazzi. Allora, io direi di fargli Calcio Ardente a questo e botto in testa a quest'altro. Vediamo un po' se riusciamo a shottarli. C'è uno Skarmory. Calcio Ardente a lui, botto in testa a lui. Tropius, era un bellissimo Pokémon, raga. Un bel Pokémon d'erba. Direi Calcio Ardente a questo e botto in testa a quest'altro. Vediamo un po'.
Ok. E ci salutano. Ops. Cioè, guarda qua che mi tocca fa. Bah. Ancora in due. Allora, io direi di fargli braciere su questo e ferrartigli su quest'altro. Vediamo un po' se ferrartigli riesce ad essere efficace. È abbastanza, dai, non è male. No, aspetta, che ho sbagliato. Scusi. Ok, facciamogli calcio ardente su questo e anzi, ferrartigli su quest'altro. Vediamo un po' se va. Ok. Pelipper, io direi un doppio calcio e un ferrartigli, vai. Cioè, ferrartigli non gli fa nulla? Vabbè, lacerazione e ferrartigli, ecco. Con lacerazione si fa male. Andiamo avanti. Aspetta, qui c'era... qui era un bel casino, Ma se non mi sbaglio si faceva così. Ho sbagliato. Ho sbagliato. No, devo mettere questo... così. Perfetto. Poi andavo di qua. Sì. Poi dovevo fare così. E dovevo fare così, ecco, mi ricordavo. Ecco, qui c'è la capopalestra. Raga, io fullerei un attimo il Pokémon. Vediamo un po'. Elisir. Diamogli l'Elisir perché avevamo la nostra mossa che non era tanto per la quale. Una super pozione. Direi, raga, di affrontare la capopalestra. Vediamo un po'. Questa, gli piacciono gli uccelli. E i Pokémon uccello, raga, scusate. Andiamo con calcio ardente. Skarmory. No, non cambiamo Pokémon. Perché Skarmory lo shottiamo con calcio ardente. Un Tropius lo shottiamo con calcio ardente. Cioè, raga, siamo troppo forti in realtà, raga. Quindi, Pelipper è già un po' più complicato. Però, proviamo a shottarlo. Ah, ho usato protezione. Ehi, iperpozione. Ah, che bambina. Usa le iperpozioni. Ok. Altaria, raga, Altaria è un Pokémon bellissimo. Proviamo con calcio ardente, è difficile Altaria, perché comunque è un Pokémon drago. Drago danza. Fa terremoto, però siamo riusciti a non farci far tanto male, quindi. Perfetto. La medaglia piuma d'Alice. Benissimo. Tutti i Pokémon fino a livello 70, anche se scambiati, obbediranno a ogni tuo comando. Ti permette anche di usare la mossa volo quando... vabbè, non sei rotto. Omaggio da parte sua. Aeroassalto. Quindi, raga, abbiamo completato questa palestra. Ci sta chiamando qualcuno? Vabbè, Scott, cazzo ce ne fotte. Vabbè. Andiamoci a curare un attimo i Pokémon e poi riprendiamo il nostro cammino. Vediamo un po' dove possiamo arrivare. Io aumento un po' il tempo così non ci rompiamo le palle. Ecco qui. Salve! Certo. Braciere. Ah, è Wingull è d'acqua. Però sei bruciato. Boh, vabbè. Natu. No, calcio ardente in faccia. La doppia? Eh sì, signori, doppia battaglia. Quindi vediamo un po'. C'è un Electric che rompe le palle. Quindi io direi calcio ardente su questo. Ferrartigli su questo. Ecco, lo sapevo. Vabbè, buttiamoci Fantaluciano. Calcio ardente su Castform, direi Magnitudo. Aia! Ya! Yeah.
Facciamoci surf. E dai. Cioè, c'è quel... Castform ci ha rotto proprio le palle. Ecco. Magnetric è morto. Ok. Vaffanculo. Certo che ha rotto le palle. Cioè, per colpa loro devo andare... Devo ritornare di nuovo a full army. Cioè, ci rendiamo conto? Boh. Cioè, veramente. Per colpa di due Pokémon di merda. Cazzo, quel Castform è forte, eh. Rompe proprio le palle. Meno male che c'ho la super velocità dell'esistenza, altrimenti qua veramente siamo inguaiati. Pucciena. Qua non so che stava succedendo, raga. Qua secondo me c'era qualcosina di strano che dovevamo risolvere. Sempre una doppia, va bene. Allora, calcio ardente a questo, ferro artigli a quest'altro. Dai. Ok. Ok, è andato. Ok. Revitalizzante, va bene. Perfetto, un Sableye. Ha fatto individuo lo stronzone. Però si fa male. Qua non mi ricordo se c'era qualcuno alla fine del percorso che rompeva le palle. C'è un Seedot. Un Nuzleaf. Scommetto che dopo ci sarà Nuzlocke. Oh, un Lombre. Vabbè. Addirittura. Mo se non mi sbaglio dovrebbe esserci qualcuno da queste parti. C'è un Marill. Vediamo un po'. Vuoi lottare? Vabbè, lottiamo a sto punto. Ci troviamo. Calcio ardente. Vabbè, credo che Cobra c'era 18, quindi. È andato. Hai il Pokénav? Ok. Non so qua se... Un Baccafico. Non so qua dove stiamo andando. Uno Chappet. Proviamo sempre con Bracere. Ce ne sta un altro. Vabbè, a questo punto si va sempre di ignoranza. Sempre con Bracere e andiamo così. Qua secondo me, ragazzi, stiamo andando. Non mi ricordo il nome della città, però. Stiamo andando già alla prossima città. Vediamo di se riusciamo a farci anche la prossima palestra. Sì, ok. Eccoli qua. Leviamo le tende, Montepira, aspettaci. Cioè, questi... Ah, qui c'era la zona safari. Il Montepira è incombe minaccioso. Un monumento naturale dedicato agli spiriti dei Pokémon scomparsi. Mi sa, raga, che dovremmo andare al Montepira, che si trova da qualche parte qua. Quindi, raga, io un attimo solo salverei. Perfetto. Andiamo un po' sto Montepira. Eccolo qua. Qua ci sta il Montepira. Mi sa che dobbiamo distruggere. Si può dire? Sì. Lo diciamo. Cazzo ce ne frega. Dobbiamo distruggere i piani del Team Rocket. Qua invece dove si va? Percorso 123. Ah. Ok, no, non mi interessa questo. Mi interessa più che altro andare al Montepira. Qua un po' una rottura de palle, però. Ci stanno purtroppo un botto di allenatori e romperanno le palle, raga, quindi. Allora. Doppio calcio a questo. Ferrarti, vabbè, diciamo, proviamo a fare qualcosa, tanto. Ok. Guarda un po'. Dai. Ecco.
ci paralizza sempre Magnerick. Vabbè. Non ho più PP per calcio ardente. Mi sa che dopo dovrò fare un bel po' di cose. Ultra Ball, allora. Non c'è un'antiparalisi? Vabbè, io direi, l'antiparalisi non c'è. Non c'ho nemmeno cura totale, raga. Quindi stiamo proprio bene. Avvelenamento, scottatura, PS, niente. L'antiparalisi, raga, mi sa che non ce l'ho. Nemmeno cura totale. Niente. Carbonella, iperpozione, antiparalisi. Almeno l'antiparalisi ce l'ho. Vediamo un po'. Ah, qua già si iniziano a trovare i primi Pokémon. Sono buco nel terreno. Non sono accorto e sono precipitato. Vediamo un po'. Ah, qua si ritorna al piano di sotto. Vabbè, proviamo a continuare. Vabbè, sei Pokémon. Mamma mia. Mamma mia. Vabbè, sei Pokémon non li facciamo in pochissimo tempo, però. Vabbè. Vi ho fatto? Grazie. Affanculo. Ecco. Pokémon psichico. Non è psico. Wobba Fett. Vabbè, è morto. Kadabra. Non ho più PP. Proviamo lacerazione. Kadabra ci saluta. Un Natu. Vabbè, ci saluta anche Natu. Ma non so se dobbiamo. Ok, qua c'è un altro allenatore psichico. Vabbè, psichico no, perché comunque c'ha Ralts, quindi sì. È un Pokémon sempre erba psico, però. Killia mi sa che pure si fa la botta, quindi arrivederci. Super repellente. Potrebbe servire. Ecco, siamo adesso alle pendici. In alto al Monte Pira. Non effetto doppio calcio. Vabbè. Questo è uno che fa karate. Si farà ma... No. Proviamo lacerazione. Ecco. È un mezzo casino, raga. Ah, non effetto su sta play. Va bene. Ecco qua. Va bene così? Io direi di dagli un attimo etere. Se ci sta. Diamogli la braciere. Perché mi sa che questi qua con i Pokémon psico romperanno un po' le palle. Affanculo. Palla ombra. Quindi ci ha fatto scendere Distra Roma. Dove andiamo? Sopra o sotto? Io direi sotto. Maria Roma. Non c'è nulla che ci si potrebbe fare, a meno che... Ecco qua, me lo ricordavo che il Monte Pira aveva un'altra uscita. E io come un coglione. Quando mi sbaglio c'era Vulpix. Eccoci qua, infatti me lo ricordavo. Che il Monte Pira... Eccoli qua, guarda un po' dove stanno. Salve. Doppio calcio in faccia. Dai, vediamo un po' cosa ci si farà davanti. Vabbè, non sono tanto difficili. Quindi addirittura una doppia. Mamma mia, mi sto veramente emozionando. E mi ha confuso.
vai. Ok. Usano attacchi di confusione e rompono le palle. C'è una pozione? Grazie. Vediamo un po' qui cosa succede. Ivan, Max del Team Magma ci ha preceduto, ma anche noi abbiamo ottenuto ciò che volevamo. La sfera rossa custodita presso il Monte Pile è ora nelle mie mani. Ah, ora possiamo realizzare il nostro obiettivo. Ok, team, diamoci da fare. Oh, non può essere vero, non hanno rubato solo la sfera blu, ma anche la sfera rossa. Per nessun motivo la sfera blu e rossa si devono separare. Cosa vorranno fare con le due sfere? Ah, sì, è stato il Team Magma a prendere la sfera blu. Nella fretta si sono dimenticati questo, non so proprio cosa sia. Prendilo tu, forse ti sarà utile un giorno. Lo stemma magma. Vabbè. Salve, lei è? Vabbè, qua si spiega un po' la storia di... del Monte Pira. Io credo che attualmente ce ne potremmo anche andare e vedere di arrivare alla prossima città. Salve. Andiamo, usciamo dal Monte Pira. Qui c'è la zona safari. Poi avremo di farla un po' più in là. Proviamo ad arrivare subito nella prossima città. Questa è una bella battaglia a doppio. Direi di fare braciere su questo, ferro artigli su questo. Ma eccoci qua. Vediamo un po'. Ehi. Vabbè, credo che possiamo andare. C'è un altro Tropius. Si fa male così. E possiamo andare. Grazie. Vediamo un po' se riusciamo a saltare questi allenatori. Vabbè, un paio ne abbiamo saltati, va. Non ci lamentiamo. Vigoroth. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, registrazione nel Pokénab senza nemmeno chiedere. Porto Algepoli, ragazzi. Qua non c'è una palestra su Porto Algepoli, purtroppo. C'è soltanto il Arena delle Virtù. La palestra a Porto Algepoli non dovrebbe esserci, però c'è il team. C'è Vera. Vediamo un po' cosa vuole. Aspetta, ci fulliamo un attimo. Questa se mi vuole sfidare siamo veramente inguaiati. Vediamo un po'. Anche tu a far compere. Ieri ho comprato parecchie bambole e tanti poster. Vabbè, questa è quasi sicuro. Va bene. Facciamoci sta lotta così si leva un po' davanti al cazzo. Calciardente ignorante. Mastromb. No. Voglio schiantarti con doppio calcio ignorante. C'è uno slugma. Doppio calcio ignorante. Ludicolo. Wow. Calciardente ignorante. Li ho shottati tutti. Sì. Vabbè, quindi ragazzi siamo riusciti a togliere un po' da mezzo Vera. Io ragazzi salverei. Ovviamente siamo arrivati a Porto Algepoli. Raga, credo che questo video sia giunto al termine. Raga, mi raccomando, se il video vi è piaciuto spolliciate come sempre, iscrivetevi al canale. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video di Pokémon Smeraldo. Bella a tutti.